Benvenuti a tutti amici del canale, oggi in un nuovo video con il modulo wifi esterno dell'inverter per poterlo monitorare dall'esterno, dal remoto, anche se noi saremo fuori Italia. Tramite il wifi di casa lui si connetterà appunto al modem di casa e tramite cellulare con l'applicazione possiamo controllare il nostro inverter da remoto. Io vi ricordo iscrivetevi perché molti guardano i video, il canale, ma non sono iscritti, quindi vi ricordo iscrivetevi al canale perché con le iscrizioni possiamo andare avanti col canale e fare tanto. A voi non costa nulla, però al canale fa tanto, quindi vi ricordo iscrivetevi. Adesso vi porto nel modulo wifi che è attaccato vicino all'inverter. Ecco qui, scusate, l'inverter, il modulo wifi vi arriva in questa scatolina qui. Infatti vi ricordo è marcata 18 SRL energia solare 100, perché se vi interessa un antennino come questo per controllare il vostro inverter da remoto, potete inviarmi un'email e nell'email, se è possibile, fare una foto al vostro, cioè mi dite il modello dell'inverter e una foto che qua a fianco o sull'altro lato c'è la data di fabbricazione del vostro inverter, perché a quanto ne so io e informandomi con Energia Solare 100, gli inverter prodotti prima del 2020 non sono compatibili con l'antennino, possono avere problemi con l'interfaccia, quindi meglio sapere la data. E quindi oltre, diciamo, dopo il 2020, inverter prodotti nel 2021 o 2022 possono essere interfacciati con l'antennino wifi, che adesso vi faccio vedere. Allora, l'antennino wifi vi arriva. Io qui ho coperto i dati sensibili, che ci sono il QR code per connetterlo alla rete di casa, che poi voi scansionate con il vostro cellulare tramite l'app di questo modulo. Allora, il modulo vi arriva con un cavetto seriale che voi attaccate qui nella porta COM del vostro inverter. L'antennino, come vedete, poi si accenderà la luce power. E poi gli altri LED saranno la connessione COM che comunica con l'inverter. Qui non toccate nulla, questo poi si accenderà quando è collegato con il wifi questo LED. Niente, voi lo collegate, attaccate la spina questa qui, l'attacco seriale sotto e la porta COM qua nell'inverter, è facilissimo. Dopo che l'avete collegato, che ora magari vi faccio vedere, c'è un'applicazione da scaricare e configurare e interfacciare il vostro modulo wifi. Il vostro modulo wifi è semplicissimo, che basta poi seguire tutta la prassi che c'è nell'applicazione e potete collegarlo al vostro inverter, così magari quando siete fuori casa potete controllare tutto l'impianto. Dimenticavo comunque a dirvi che dietro a quattro magneti, quindi potete attaccarlo alla lamiera dell'inverter in questo modo e lui tiene al lato dell'inverter, così non viene buttato così per terra ovunque e sta a fianco così sistemato all'inverter. Adesso diamo un'occhiata all'app. Qui a fianco vedete l'app appunto come composta. Voi entrate, dopo che vi siete comunque iscritti, password e quant'altro, entrate e potete diciamo guardare tutto il vostro impianto, che cosa accade quando produce, se magari non c'è sole oppure non siete a casa, appunto volete vedere come va. E voi vedete che appena entrati nell'app trovate il grafico con appunto il grafico con tutta la linea della produzione giornaliera dei vostri pannelli, del vostro impianto. Ovviamente se i pannelli non hanno in quel momento tanto assorbimento dalla casa, magari la corrente vedete che un po' scende. Se invece attaccate qualcosa, un carico nella vostra abitazione, vedete che poi il grafico sale perché i pannelli produrranno di più. E
E quindi dal grafico potete capire la produzione giornaliera del vostro impianto. Poi andando avanti potete anche cambiare le impostazioni comunque da remoto al vostro inverter e magari i parametri comunque che vedete sul display dell'inverter potete cambiarli per qualunque motivo da remoto, potete farlo attraverso sempre quest'app. Poi potete trovare anche il grafico dello schema, diciamo, delle batterie, inverter, vi fa vedere rete Enel e la vostra abitazione con un piccolo grafico con dei pallini che scorrono man mano per farvi capire da dove proviene la corrente, cioè se state producendo o state buttando in batteria e una parte va in casa consumata, oppure se non c'è il sole prelevate tutta dalle batterie oppure dalla rete Enel. Dal grafico potete capire comunque come va la situazione se non siete a casa, appunto. Questo in modo lo fai, comunque serve per monitorare il vostro inverter, il vostro impianto in generale e magari da casa poter essere sicuri che tutto va bene. L'unica pecca che gli inverter purtroppo voltoniche, perché non sono collegati, interfacciati con una batteria tipo quelle già fatte, tipo la US2000 della Fiontech, quindi quelle lì, diciamo, che si interfacciano con inverter e daranno la percentuale esatta della batteria. Qui magari vedete il 100%, ma magari è al 70%. Diciamo che non è tanto preciso in questo lato. Per il resto va bene per adesso. Quindi ragazzi, io che dirvi, vi saluto e spero che il video vi sia stato utile. Se vi interessa, ho detto, qua io poi nei commenti vi fisso in alto l'email, che poi la trovate anche nel canale. Se vi interessa potete contattarmi e vi faccio fare un preventivo sull'antenna wifi se il vostro inverter comunque è compatibile, ve l'ho spiegato all'inizio del video. Ok, ci rivediamo in un prossimo video.